Ciao a tutti, allora, scusate, stasera devo avere l'aria ancora peggiore del solito, però volevo farvi vedere un pacchetto e lo volevo aprire subito e adesso vi spiego il perché. Il pacchetto in questione è lui, come vedete, non so se lo vedete, c'è scritto Miss A. Questo pacchetto è stata una vera e propria tragedia. Avendo prezzi così bassi, subito sono stata tentata a comprare e ho fatto un ordine piuttosto grosso. E cos'è successo? Questo ordine è stato fatto a inizio maggio. Nell'ordine io ho preso, fra le altre cose, il regalo per mia mamma di compleanno. Il pacchetto ci ha messo la bellezza di 2 mesi e mezzo a arrivare, perché è arrivato l'altra settimana, quindi a metà luglio, e purtroppo, appunto, avendo preso il regalo di compleanno per mia mamma, non gliel'ho potuto dare il giorno del suo compleanno. Gli ho fatto un altro piccolo pensierino e poi gli ho spiegato che doveva ancora arrivare, però mi è dispiaciuto e spero non ci sia rimasta troppo male, quindi voglio aprirlo subito e darglielo subito. Il problema è che ci ha messo così tanto, sia perché il sito, appunto, spedisce dall'Americas, sia però perché me l'hanno fermato in dogana. E infatti, se voi vedete qua, c'è scritto 11,35 euro sono state le spese di sdoganamento. Io ho fatto un ordine così grosso perché adesso vi faccio vedere, perché praticamente a mia mamma gli ho preso una collana e poi tanti piccoli ciondolini da metterci dentro. Speriamo. Questa è merda, però. Questa è merda. Tutte le volte che faccio il video parte il campanile, ma io non lo so. E quindi io avevo fatto un ordine così grande perché sostanzialmente venendo dall'America ti fanno pagare 9 euro, mi sembra, 9,90 euro di spedizione. Quindi io ho arraffato tutto quello che mi piaceva per ammortizzare le spese e evitare di fare un secondo ordine perché mi era rimasto lo sgribizzo di prendere altre cose. Non lo so se riproverò a comprarci perché è molto conveniente, perché il sito è famoso appunto perché vende tutto a $1, quindi veramente come tutto a 99 centesimi praticamente. E vediamo che qualità ha e che resa ha e poi deciderò se ritentare, perché in realtà ho visto che alle altre ragazze su YouTube le cose sono arrivate senza problemi, quindi probabilmente ho avuto solo sfortuna. Però io vi sconsiglio di fare ordini tanto grossi perché appunto può succedere che ve lo blocchino in dogana, come a me. E quindi poi cioè, ho pagato 11 euro, quindi potevo fare un secondo ordine se non me lo fermavano in dogana con le spese di spedizione. E ci avrei pure risparmiato comunque. Comunque, a parte il periodo di sdoganamento, devo dire che questo pacchetto arrivare in Italia ci ha messo tantissimo, veramente tantissimo. Forse se non me lo fermavano in dogana riuscivo a averlo a inizio luglio invece che a metà luglio, però il problema è che comunque ci ha messo 2 mesi arrivare in Italia. E quindi tenete in considerazione anche lì varia, perché ho sentito altre recensioni, ci aveva messo meno, quindi boh. Allora, viene spedito col corriere e questo non è una cosa che potete scegliere come fare. La spedizione è quella e quella e basta. Sul sito c'è tutto in dollaro, meno che una cosa, e vi faccio vedere perché io ho comprato, perché è il regalo di mia mamma, appunto. Allora, il pacchetto arriva nella busta arancione. E pacchetto, questo è molto ben imballato. Comunque io devo dire la verità che comprando dall'America l'ho fatto 2 volte e 2 su 2 mi hanno fermato il pacchetto in dogana, quindi non ho molta fortuna. È fatto così. Anche
ancora imballati. E iniziamo. Allora, ho preso una collanina colorata così, non so se la vedete, è fatta così, ha pienamente tutte e tutte turchese, in fondo alcune pietre rosse e bianche e due pallettine con gli strass. La chiusura non è eccezionale, comunque non è male, non è niente male, per essere costato $1 non è male. Poi a $1 ho preso questo, che è un elastico fatto a pied de poule con un fiocco sopra, tranquillone. Poi ho preso dei pennelli della Elf. Ho preso questo, ho preso un botto, quanti ne ho presi? Ho preso questo, non mi ricordavo di averli presi tutti, ma veramente, e questo. Sono impazzita in questo ordine. Poi ho preso queste, che sono delle bande elastiche da mettere come passate, e sono 6, e ce ne sono 2 con queste treccioline così, 2 lisce più larghe e 2 lisce più strette. Poi ho preso, io sono impazzita in quest'ordine, una banda passata, chiamatela mi pare, con gli strassettini così, non so se la vedete perché sono un po' lontana, così. Una banda così. Io pensavo che queste avessero questo fiocchettino regolabile col fil di ferro, ma in realtà no, mi sembra vuoto, ma insomma vabbè. Poi ho preso questo gruppo di braccialetti qui, uno con le roselline, uno a palline così e uno a palline più grosse. Però vi dico la verità, questo con le rose è fatto piuttosto, le rose sono fatte abbastanza male, per esempio. Se voi vedete questa, c'ha questo cosino qui che insomma non ci dovrebbe essere. Però potete fare così e staccarlo, per esempio. Adesso è molto meglio, vedete? Adesso è a posto. No, scherzo, comunque questo è fatto un po' così, queste rose non rendono particolarmente. Poi una passatina così, con tutte le borchiettine, dei calzini con la bambina, poi ho preso degli sticker da unghie fatti così, carini, poi ho preso, oh mio Dio, anche questo non ricordavo di averlo preso, l'ho preso. Un fiocchettone molletta enorme, questo non è fatto tanto bene. Questo è un po', boh, un po' deforme, secondo me, non ha una buona forma da fiocco, però, vabbè. Poi ho preso questi, che mi garbavano un sacco, questi sono carini proprio, anche dal vivo, una cavigliera,
Non me la ricordavo assolutamente. Poi ho preso un braccialettone turchese con tutte queste petruzze così. Poi un air cuff fatto così. Io non le ho, non so come sono. Questo è carino, secondo me. È fatto anche bene. Poi ho preso questi, ma me li immaginavo diversi, nel senso che questo è una scatola da cui esce un dei gattini post-it, però è minuscola, io pensavo che fosse più grande. Non so che ci riesce a scrivere su un gatto post-it di queste dimensioni qui. E ne dovrei aver presi la bellezza di tre, perché l'ho preso anche a mia mamma e mia sorella, perché amano molto i gatti. Poi ho preso questi, che sono come si chiamano, degli stencil da unghie fatti a zampina di gatto a nota musicale per la mia coinquilina, perché le voleva, me l'aveva già visti, e questi fatti a rosellina. Io questi ce li avevo comprati da alla Gardena e costavano tantissimo, quindi l'ho presi per quello. Poi ho preso una tinta labbra fatta a pennarella, poi ho preso un set da tre orecchini, anche questo non mi ricordavo di averlo preso, con pallina strass e rosellina. Di nuovo le roselline non sono fatte particolarmente bene. Poi ho preso dei tatuaggini adesivi fatti a gatto, io sono veramente cretina. Questi sono bellini, tipo messi come anellini, secondo me questi sono bellini, però fuscino. Questi. Mi vergogno quasi, guardate. Poi ho preso questi giganteschi orecchini fatti con lo strassettino di qua e la pallina dietro, perché io volevo tantissimo questi orecchini e la palla dietro. Lo strass non mi piaceva molto, però ho pensato che davanti ci posso mettere... Ah, è per questo che avevo preso questi qua, quelli con la pallina nera, ho pensato li potevo infilare davanti e dietro c'avevo la palla. Vediamo se funzionano. Ci sono cose. Ah, poi ho preso questo, che non è un Tampax, ma è un Kajal che non sale, perfetto. Ah, un Kajal marrone, perché il nero era finito. Vediamo se funziona. Oh mio Dio, io questi non mi... Ma che è? Non mi ricordavo di averli presi. Ho preso questi, che sono degli sticker da unghie giganteschi, quindi penso che tu te li ritagli a pezzettini e te li appicci, però sono molto bellini. Poi questi, sempre stessa cosa. E questi, sempre stessa cosa. Poi ho preso altri sticker, insomma tatuaggi adesivi, questi e questi. Poi ho preso l'anello gigantesco fatto a ancora, pensavo fosse un po' più raffinato, un po' più piccolo, però vabbè, carino. Ho preso un'altra passata nera di stoffa e poi il regalo per mia mamma è questo, sperando bene. Allora, vi arriva questo costa 5 dollari, non costa un dollaro. Così, voi l'aprite. Ora mi dispiace perché così lo sciupo a mia mamma, l'impaccamento, vediamo se mi viene. Tanto questo regalo è stato sfortunato, quindi apriamoglielo. Allora, non si vede, vabbè, non gliela apro questo, via. È una catenina, così. La catenina sembra abbastanza farlocca. E poi c'è questa cosa tonda qui, che voi aprite e ci mettete dentro i charm che volete. Ok? E viene un pendente con questo rosino che voi avete messo, ci avete messo dentro, quello che vi pare. E ho preso tutti questi.
ancora non ho il tempo di farveli vedere perché è pronta cena, però c'è un albero, delle forbici, un mondo, un aquilone, un cactus, una mela, un cupcake, una fragola, poi cosa c'è? Un orso, un gufo, un ananas, un quadrifoglio, un cuore con delle zampine, una mongolfiera e una vasca da bagno. E voi ce le mettete dentro, scegliete come comporre il vostro ciondolo. E mia mamma gli piacciono queste cose creative e quindi niente. E ho pensato di fargli questa cosa e mi sembrava un bellina perché era un pochino diversa. E vi dico che questo sembra fatto bene, sia la collana che i ciondolini, oppure arrivassero tutti storti. Però ogni ciondolino costa 1 euro, quindi questi costano un po' per quello che sono. Però secondo me è un'idea molto originale per un regalo. Magari io ne ho presi tantissimi, uno ne sceglie un po' meno perché ne avrò presi 20, una cosa del genere. E poi dentro la collana ci potete mettere quello che vi pare, insomma. Vi mando un saluto. Ciao!